giorni il governo ha varato il DEF per la prossima legge di stabilità, anzi così ci dice qual è il suo giudizio, e poi questo tesoretto da 1,5 miliardi che dovrebbe essere a disposizione, dove dovrebbe essere destinato? Guardi, credo che il punto fondamentale è che il documento economico e finanziario, per come è impostato, dà per scontato il mantenimento degli attuali livelli di disoccupazione, e quindi si continua a riproporre una ricetta che è quella dei tagli, dell'austerità, e che, come abbiamo visto in tutti questi 7 anni, non porta da nessuna parte. Quindi proprio l'impostazione che non dà risposte al tema del lavoro, degli investimenti e della creazione di lavoro. Noi diciamo sempre che in tutte le occasioni che invece bisogna investire sulla creazione di lavoro, che non c'è crescita se non riparte il lavoro, e che bisogna invertire quest'idea che il governo ha, che è quella che basta la libertà alle imprese, tagliare i diritti e chissà quale crescita ci sarà. Poi i dati gli dimostrano che hanno avuto un trionfale risultato, 13 assunzioni sono valsi il taglio dei diritti delle persone. Forse bisognerebbe che ci ripensasse. Una banale norma che era quella di dire io decontribuisco a fronte di occupazione aggiuntiva non è stata introdotta, e infatti dopo tutti gli annunci dell'aumento dell'occupazione siamo a saldo uguale 13. Mi pare che ci sia un'enorme sproporzione tra i diritti che sono stati tolti ai lavoratori, il peggioramento delle condizioni e i risultati che ci sono. Questo dovrebbe indurre a cambiare le politiche. Renzi però ha assicurato che non ci saranno né tagli né tasse, né tagli soprattutto alle regioni e comuni. Ci credete? Questo tesoretto potrebbe essere destinato al welfare? In questi casi farei come San Tommaso, aspetto la legge di stabilità e vedere se davvero le risorse ci sono o no. Un eventuale tesoretto da 1,5 miliardi dove dovrebbe andare? Agli investimenti e all'occupazione. Bisogna continuare ad avere presente che noi abbiamo tagliato i servizi, la condizione delle persone, e impoverito il paese perché c'è tanta disoccupazione. Se andasse al welfare, agli incapienti potrebbe essere, estendere il bonus agli incapienti e ai poveri potrebbe essere una buona idea. Come sapete, questa è una nostra richiesta, così come una richiesta che venga estesa alle pensioni più basse. Ma vorrei dire che forse è giunto il momento di fare una vera e significativa riforma fiscale, perché in realtà la sequenza di annunci sta introducendo sempre di più una scarsa progressività del sistema fiscale, come tale disperde risorse. Vorremmo anche dire, l'abbiamo detto in tante occasioni, che si fa sulla lotta all'evasione? Continuiamo a ragionare del taglio delle risorse date o proviamo ad aggredire il sommerso, la corruzione, l'evasione, e quindi a discutere veramente di come abbiamo risorse per il Paese?